Una grande festa dello sport. Il Memorial Elio Pentassuglia supera le aspettative e la presenza di oltre 2000 persone attesta concretamente come il ricordo di Big Elio e di tutto quello che ha dato alla pallacanestro italiana ed internazionale sia più che mai vivo nella città di Brindisi. Dagli occhi lucidi dell'immancabile Liliana Pentassuglia, sorella del compianto Elio, a quelli grintosi dei giocatori della New Basket Brindisi, passando attraverso lo sguardo attento ed emozionato dei ragazzi e bambini che compongono le giovanili della società biancazzurra, l'atmosfera della magica notte dedicata al coach brindisino si incrocia con i ricordi di 5 giocatori che in qualità di ospiti della prima edizione dedicata ai playmaker hanno fatto il loro ingresso sul parquet salutando il pubblico presente. Claudio Calderari, Antonio Brai, Roberto Cordella, Francesco Fischetto e Roberto Brunamonti hanno ricevuto gli scroscianti applausi del pubblico e le targhe ricordo della manifestazione consegnate loro nell'intervallo della partita. Come anticipato dalla società, l'intera struttura che porta il nome di Elio Pentassuglia è stata interessata da particolari scenografie come la fotogallery nell'atrio del palazzetto e lo stand allestito in sala stampa per la consegna della maglia del tifoso. All'interno, nell'area parquet, su 2 maxischermi sono state proiettate le immagini di Big Elio. A completare lo spettacolo, la gara tra la New Basket Brindisi e la Fabi Shoes Montegranaro, una partita fortemente sentita da entrambe le squadre. Brindisi alla sua prima uscita casalinga, Montegranaro in un importante test precampionato hanno combattuto colpo su colpo. I biancazzurri in vantaggio per metà partita vengono raggiunti nel terzo quarto dagli uomini di coach Duker che chiudono in vantaggio. Un ultimo quarto giocato con attenzione ed un fallo tecnico contro Montegranaro portano al pareggio. Dopodiché Brindisi fa sua la partita, finisce 73-70 per la New Basket. Craig Callahan miglior giocatore e Alexander Simoncelli miglior realizzatore. Tanti applausi e sorrisi infine con il pensiero rivolto al sempre grande Elio Pentassuglia.